Bonjour, questa è la colazione spremuto d'arancia, che è rossa, quindi sono contenta perché le arance rosse sono sempre le più buone, e cornetto con la marmellata, e sono in aeroporto di Venezia, destinazione Berlino. Solita mia tecnica che quando mi sveglio presto, perché siamo partiti stamattina alle 6.45, adesso sono le... Sono già in aeroporto a Venezia, se non si era capito, sono le 9.40, ma il volo è in ritardo per adesso di 25 minuti, una roba del genere. Non capisco se è per la nebbia, perché fuori c'è veramente una nebbia allucinante, non si vede niente, di solito qui si vedono gli aerei, c'è la pista, non si vede nulla. Quindi non so se per via della nebbia o per l'aereo che sta effettivamente arrivando tardi dall'ultimo viaggio. Comunque i miei capelli sono un disastro stamattina, te l'ho da notare, che ieri sera ho fatto le onde eccetera, stamattina mi sono svegliata e erano lisci, e ho messo la lacca extra strong. Vabbè, le ragazze lisce possono capirmi, perché veramente se su di me la piega non tiene niente. Comunque sto andando a Berlino, sono super felice per questo progetto, non sono mai stata a Berlino come vi dicevo, quindi sono anche contenta perché insomma vedrò dei posti nuovi, anche se ci fermiamo tipo una notte, quindi in realtà vedrò poco o niente. Più che altro spero di vedere la Porta di Brandeburgo questa sera, prima o dopo cena, insomma, perché in realtà l'agenda è abbastanza piena oggi. Non appena arrivo non andiamo nemmeno in hotel, ma andiamo direttamente, non posso dirvi dove, altrimenti insomma più o meno capite cosa vado a fare, però andiamo direttamente negli uffici eccetera, quindi. E poi c'è un'agenda abbastanza piena per tutta la giornata fino alla cena. Questa ciocca. Comunque adesso abbiamo fatto colazione, sono veramente stanca. Però sono riuscita ad addormentarmi relativamente presto ieri, tipo mezzanotte e mezza, che non pensavo di riuscire. E basta, mi mangerei tutto il ristorante in questo momento, ma dopo la brioche mi sto trattenendo letteralmente. Mi sto anche trattenendo letteralmente dal fare shopping, perché qua sotto, dovete sapere, c'è Valentino e c'è Bulgari, ma oggi non farò shopping perché ho fatto un sacco di shopping online ieri notte, l'altro ieri notte, ma veramente tanto, su Balenciaga, poi Alberto Ferretti eccetera. Comunque vedrete tutto presto, e niente, e adesso sono qui ad aspettare di capire, uno, a che ora partirà il volo, perché continua ad accumulare ritardo, due, ad aspettare che almeno ci dicano il gate, perché non so nemmeno dove andare. Comunque vorrei comprare degli occhiali da sole, ma non so, vorrei comprare quegli occhiali, avete presente, quelli un po' più sottili, allungati così, però consigliatemi qualche marchio, consigliatemi qualche occhiale carino, perché non lo so, per gli occhiali non ho tanta ispirazione ultimamente, ma ho veramente bisogno di occhiali nuovi. E basta, questo quanto, outfit di oggi è il maglioncino che vi dicevo che detesto perché mi sta corto, cioè guardate le maniche, e la borsetta è questa. La Chanelina color Tiffany. E basta, adesso non mi resta che aspettare ulteriormente. Cin cin, disperazione. Ah, però, non devo dimenticare. Dopo il video, l'ultimo video, ho ricevuto tantissimi commenti e messaggi di incoraggiamento e di affetto vero. Quindi vi ringrazio, insomma, dal profondo del mio cuoricino, perché è bello sapere che mi state vicino ed è sempre molto molto importante per me. Non lo do mai per scontato, ecco. Der Kabine zurück. Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie uns alle Abfälle sowie nicht mehr benötigtes Lesematerial aushändigen. Die Toiletten können ab nun nicht mehr benutzt werden. A breve atterreremo. Assicuratevi che i vostri bagagli ed effetti personali, compresi i computer. Thank you.
Guardate che meraviglia, ragazzi! Tan, tan, tan. Ce ne sono tantissime! Appena entrati! Wow! Questa è una delle mie preferite come packaging e questa anche. Ok ragazzi, piccolo aggiornamento, siamo atterrati, siamo andati un attimo agli uffici di Jewel Candle perché sono qui per Jewel Candle, non sapevo se potevo dirlo o no, ma mi hanno detto di sì, quindi posso svelarvi questa cosa. Abbiamo lasciato le valigie lì e siamo venuti a pranzo direttamente, perché con il ritardo mega che abbiamo avuto è direttamente ora di pranzo, e ci hanno portato in questo posto fighissimo. È un ristorante italiano, ma è proprio sotto agli uffici. Guardate che figata il menù. Si chiama Sale Tabacchi ed è praticamente come l'insegna del tabaccaio. Figata. E sono arrivate le tagliatelle al ragù. Ragazzi, guardate che meraviglia, sono nella meeting room. E ta-da! Guardate che figata. Abbiamo i palloncini e i dolcetti. Wow, vorrei avere un setting così a casa, mi piace tanto. Bello, bello, bello. Ok, allora ragazzi, piccolo aggiornamento perché so che oggi non sono riuscita a filmare tantissimo. Comunque, calcolate che qualcuno mi fa i dispetti qua. Comunque, calcolate che non posso parlarvi più di tanto del progetto, ma già è tanto che ho potuto dirvi perché sono qua, per quale brand, quindi. E adesso abbiamo fatto praticamente tutto il pomeriggio, abbiamo lavorato, ma non posso dirvi su cosa. E adesso stiamo andando a cena. A cena, qualcuno mi distrae, sapete, io ho il disturbatore nei miei video. E stiamo andando a cena in un posto molto tedesco, molto tipico, molto stile Oktoberfest, ragazzi. Quindi sarà una vera e propria esperienza, e tipo con le tavolate tipiche, avete presente? Quindi sì, boccali di birra. E vogliamo mangiare tipico tedesco, quindi adesso siamo svegli dalle 6, quindi io praticamente non connetto, voi sapete che per me le 6 è l'ora in cui vado a dormire, quindi praticamente è come se io fossi sotto il fuso orario di Los Angeles in questo momento, siete presente? Quindi sì, e basta, e domani anche sveglia prestissimo, perché in realtà il volo è tipo alle 8, quindi dobbiamo essere in aeroporto tipo alle 6 e mezza. E adesso siamo su Uber, che qui in Germania abbiamo scoperto c'è Uber, e stiamo andando verso questo ristorante. Ci aggiorniamo tra un po'. Ok, ci siamo ragazzi, questo è il posto. Mi sento molto all'Oktoberfest. Ora, ragazzi, la cena, notare, più tipico non si può, notare pretzel. Allora, questa è una patata bollita o al forno, non ho ben capito. Mi ha detto al forno, ma secondo me è bollita e bollente. E poi ho preso il Wiener Schnitzel, ovviamente tipico, a forma di Sicilia. E guardate dove mi hanno portato la Coca-Cola Zero nel boccale di birra, fantastico. Siamo finalmente in hotel, che è tutto strano, è tipo fatto tutto giungla. Guardate i numeri come sono fatti, super strani. Noi abbiamo la 6 e 26. Adesso vedremo la stanza assieme, se non dimentico la valigia magari. Wow, veramente gigantesca questa stanza. Oh mio Dio. Wow, è veramente veramente molto grande. E questa è la vista. Wow, ciabatte tipo zebra. Ok, devo dire bellissima, bellissima la stanza, quindi grazie a Jewel Candle per questa meraviglia.
Ok, mi sono struccata e adesso vado subito alla mia family perché domani sveglia prestissimo. Praticamente non domani, ma quasi oggi. Ok, quindi buona notte. A domani, anzi non so se domani in realtà ci sarà, se riesco a parlare, basta, non so se ci sarà domani in realtà un nuovo video, perché non so se riuscirò a filmarlo domani che torniamo a casa, ma vi tengo aggiornati su Instagram comunque, bacio.